Bene, buonasera a tutti voi che siete collegati per questo incontro, per questa presentazione del libro Il mondo di Woody di Roberto Escobar, che abbiamo qui oggi come ospite, che naturalmente ringrazio. Libro che è pubblicato dal Mulino, uscito da non molto, è una immersione veramente totale nel mondo e nel cinema, nei personaggi di Woody Allen. Ricordo che questo incontro è organizzato con la Libreria Comunardi di Torino, che è aperta, che effettua anche consegne a domicilio, naturalmente, dei libri che scegliete, che volete leggere. E comincerei subito ad entrare un po' in questa alleniana, cioè in questo libro che è veramente, ecco, io vorrei subito chiedere a Roberto Escobar, anzi vorrei che un po' precisasse un po' come dire, il senso di questo libro, che non è un libro come dire, un'analisi, un saggio sul cinema di Woody Allen, ma è veramente una polifonia di un racconto che riprende i personaggi, le figure, le caratteristiche che hanno caratterizzato il cinema di Allen, che è un cinema ricchissimo, direi sterminato, visto che la media è quasi di un film l'anno, ultimamente con qualche difficoltà, ma poi magari ne parleremo, ed è appunto, in realtà, è proprio un film che ci porta dentro, i suoi film, riprendendo i suoi personaggi con un preziosissimo indice finale, nel finale, nelle pagine finali del libro, che aiuta, insomma, un po' a tenere un po' d'occhio tutti i personaggi che Roberto Escobar ha utilizzato per questo suo viaggio nel cinema di Woody Allen. Sì, buonasera, grazie a te della presentazione. Cioè, quando si scrive un libro ci deve essere un motivo, dico una banalità, ma poi alla fine non lo è. No? Si scrivono libri per tanti motivi, tu sei all'università, sai che ci sono libri che si scrivono per vincere un concorso, io non ne ho più bisogno, non l'ho mai fatto. Allora, uno dice, voglio scrivere un libro su Woody Allen, non devo, voglio. È un desiderio ed è forse anche un motivo per dirgli grazie per questi 50 anni di regali che mi e ci ha fatto. Come lo scrivo? Posso fare una cosa dignitosissima che hanno fatto anche altri e io in parte li indico nell'appendice del mio libro, e cioè metto lì con un occhio critico, li peso, li misuro, poi faccio un rapporto tra lo ieri, l'oggi, il domani, insomma, quelle cose bellissime che fanno gli storici del cinema, ancor più dei critici di cinema. Oppure si può dire, beh, se quest'uomo mi ha dato 50 anni di divertimento, possibile che io mi debba infliggere 2 anni di noia? Oppure, per scriverlo, oppure che io debba infliggere 2 giorni di noia al lettore? E allora mi sono deciso di fare un'altra cosa, e cioè a ripercorrere quel divertimento cinquantennale, a ritrovarne il senso. In fondo, anno dopo anno, ma non è solo la mia esperienza, ci siamo trovati di fronte all'opera di un uomo che aveva qualcosa da dirci, anche altri, Bergman per esempio ai suoi tempi d'oro, Buñuel, sono tanti, ma Allen proprio con una sistematicità impressionante. Allora io mi sono detto, rifaccio il viaggio. È stato un viaggio cinquantennale, lo rifaccio nel giro, e l'ho rifatto, nel giro di 3 mesi, mi sono rivisto tutti i film. Dicevo prima, con carta, penna e calamaio, mi sono riappuntato a tutte le cose che in realtà mi ricordavo bene. Dopodiché ho deciso che mi giravo un film io. Diciamo, Woody Allen allora aveva fatto 49 film, 48 al cinema, più uno in televisione, che ho visto anche quello,
Oggi sono 50, dovrebbe aver finito il suo ultimo, che era in post-produzione, e io faccio il 51esimo. Intendiamoci, non è a livello di quelli di Allen, però insomma, ognuno fa quel che può. E il 51esimo film è fatto di 49 film di Woody Allen. Ho attraversato i suoi personaggi, ho attraversato il suo mondo, che ho scoperto, beh, anche il mio. Lo sapevo benissimo perché se ho scritto un libro su Woody Allen, perché è anche il mio, ma mi sono confermato in questa idea, è anche il mio, e penso che sia anche il nostro, di molti di noi. Un mondo fragile, ma non arrendevole, no? Come il suo punto di vista, e quando è venuto fuori questo libretto, che è un libretto, ma posso dire una cosa che, al di là di ogni infingimento, è stato faticoso scriverlo. Perché? Perché mi sono sentito coinvolto. E tornavo a casa dal mio studio e la mia compagna mi diceva di smettere di essere così giù. Però poi il risultato, spero che tu me lo confermi, non è deprimente. È tutt'altro che deprimente. Tutt'altro. Non so se ho risposto. Sì, sì, assolutamente. Senti, ecco, volevo chiederti se tra tutti i personaggi, come dire, ce n'è stato qualcuno che invece hai fatto fatica a, come dire, a far rientrare nel tuo film. Cioè, qual è stato appunto quello che, o quelli che ti hanno dato più grattacapi? Quelli che io considero i persecutori. Nel cinema di Woody Allen ci sono le vittime e i persecutori, non c'è solo questo, ma ci sono le vittime e i persecutori. Il più insopportabile è stato sicuramente quel Abe di Irrational Man, no? Questo presuntuoso, questo filosofo, anche bravo, ma non è che non è detto che se un filosofo bravo sia anche simpatico. Anzi, potrei far nomi e cognomi, ma non li faccio. questo presuntuoso, questo nichilista insincero, quest'uomo che, siccome nella vita gli sono andate storte alcune cose, il suo impegno è fallito, allora decide che non esiste più nessun metodo per valutare il bene e il male, e quindi uccide, perché uccidendo così si ritrova un senso della vita. E quest'uomo ha fatto fatica a digerirlo, credo di averlo sufficientemente però elaborato e diciamo espulso, non vorrei usare un altro termine. Poi gli altri così insopportabili, beh sì, certo, c'è anche il protagonista di Match Point, che è allo stesso livello. Però lo stesso, ecco, ha un impianto un po' anche simile per certi aspetti. Sì. Anche questo è uno che finge, anche finge ancora di più. È proprio un uomo che pensa solo al proprio interesse. E in parte filosofeggia, quindi in parte si comincia ad essere onesto. Questo qua no, questo è pronto a qualunque. Cioè, Allen ha raccontato personaggi anche riprovevoli, lo ha fatto sempre però con un punto di vista morale, non moralistico, mai in grado di spiegarli, in grado di elaborarli, appunto. Senti, nella breve premessa, no, del libro, prima che poi appunto parta il film, il tuo film, accenni al fatto che tutti i personaggi che poi ritroveremo nella lettura andando avanti si muovono un po' in questo equilibrio tra tragico e comico, no? Che è un po' la caratteristica del cinema di Allen. Ecco, volevo chiederti questo movimento tra questi due antipodi è una questione di dose? Cioè, sono dosi che cambiano nell'arco dei suoi film? Sì. Diciamo che
nella prima parte, o forse nel primo terzo, adesso poi non so valutare, comunque nella prima parte c'è una dimensione comica dietro la quale si sente il tragico, la sente chi vuol sentirlo, insomma, no? E la sente soprattutto chi anni dopo li rivede. Nella parte centrale e finale invece aumenta la dimensione del tragico, e questo gli ha inimicato la simpatia di molti spettatori, i quali in qualche misura, anche giustamente, lo spettatore è sovrano, quando si siede al cinema è lui che comanda. Molti spettatori si aspettavano ancora quella leggerezza, almeno di superficie, che li aveva conquistati. Ma in realtà comico e tragico non sono indissolubili. Io qui, per uscire subito dal seminato, vorrei ricordare una battuta dell'altro grandissimo mito cinematografico, e non solo cinematografico, che ho, e cioè Totò. No? A cui hai citato un libro precedente, tempo sì, e il quale dicevo una cosa straordinaria, di una profondità filosofica straordinaria. Totò non era colto, ma era un uomo profondo, non aveva studiato, ma era profondamente colto, era sensibile. E diceva Totò, non ci sono cose più comiche di un funerale, a patto di non vederlo dal punto di vista di chi è morto, il che descrive il senso del comico. No, tu basta che capovolgi la prospettiva, se prendi un pugno in testa e ti fa male, ti ricordate la ficozza di Pasquale, di Totò. Se però la prendi in testa il comico, tu ridi. Perché? Perché non sei tu nella cassa, perché non sei tu che prendi il pugno. Allora, la comicità consiste in questo, prendi il tragico e lo capovolgi, come se non ti riguardasse. Però se torni a ricapovolgerlo, salta fuori di nuovo il tragico. L'esempio più lampante nel cinema di Woody Allen è Melinda e Melinda. Dalle stesse idee nascono due storie vagamente parallele, poi ognuno ha la sua strada, ma che addirittura sono opposte dal punto di vista del riso e del pianto. E c'è una bella battuta anche in questo film che a un certo punto il personaggio dice, parlano di morte, no? Stanno ridendo, parlano di morte, mi sembra giusto, è morto un loro amico. E dice, ma andiamo al funerale. Ma sì, andiamo, anche perché andare a un funerale significa constatare che non si è immorto, il che fa sempre bene. È rassicurante, no? E uno dice, ma quando io sarò morto, mi voglio far cremare. Si interrompe un po', dopo un po', verso la fine del film, un altro dice, sì, ma quando? Consiglio prima di essere morto. Capisci che una cosa spaventosa come l'essere cremato diventa fonte di riso. Questo è Woody Allen. Poi cambiano le dosi, cambiano le prospettive, e salta fuori o il pianto o il riso. Amore e guerra, ma si ride, ma caspita, si sta dicendo che si muore. È vero che la morte è meglio del pollo al ristorante Treschi, come dice il protagonista, no? Però, insomma, io forse preferirei andare al ristorante Treschi. Ecco. Senti, ecco, tu facevi riferimento adesso, no, alla battuta, no, alla scrittura. Ecco, volevo chiederti un po' questo anche, questo passaggio di Woody Allen, che appunto nasce come, no, come autore, come battutista, gagman, poi attore, regista, ma ecco, volevo chiederti se secondo te, come dire, la parte di scrittura resta un po' il, come dire, è fondamentale. Il fulcro del... È fondamentale. Lui dice anche nella sua autobiografia, che non ho ancora letto completamente, ma qua là ho sfogliato, lui dice che gli piace scrivere. Lui si rimette a letto, lo racconta altrove, non in questa, e scrive. Tutti i giorni scrive.
gli è sempre piaciuto fin da ragazzino. Quindi la sua prima forma espressiva è la scrittura. Quindi i suoi sono film profondamente scritti, non che non siano film da vedere, ma c'è dietro un pensiero. E il pensiero salta fuori nella scrittura. Tra l'altro lui ha scritto per altri, ha fatto il ghostwriter a suo tempo, per dei comici anche famosi. E qui vorrei ricordare una cosa che non ho approfondito, che non ho accennato nel libro, ma che vorrei... Voi tutti ricordate, tu ricordi sicuramente la battuta di Frankenstein Junior. Quando sono lì che stanno scavando, uh-huh. No? Frankenstein dice non potrebbe andare peggio, e Igor gli risponde potrebbe piovere, e subito si mette a piovere. Bene, la stessa battuta, non ricordo di che anno sia esattamente questo di Mel Brooks, ma la stessa battuta viene scritta da Woody Allen un anno dopo. Allora, non credo che Woody Allen abbia copiato Mel Brooks. Sospetto che Mel Brooks l'abbia presa da Woody Allen, perché Woody Allen scrive anche per altri, certo. Perché è profondamente alleniana questa... Io ho un grande rispetto, un grande amore per Mel Brooks, intendiamoci. Però, insomma, quanto scrittura, questa è talmente sottile che potrebbe anche essere sua. Senti, il libro inizia con la Gertrude Stein, no, di Midnight in Paris, e con un omaggio, come dire, abbastanza evidente in filigrana all'inizio di Manhattan. Certo. Ecco. Sì. Infatti sono legati, ma... Tra l'altro, anche qui, la salvezza, diciamo questa parola che in Woody Allen ha tutto un significato molto relativo, cioè non c'è salvezza, alla fine, come diceva un personaggio da governante, di tutto dicono I love you, quando esce il tuo numero, esce il tuo numero, per cui la salvezza non c'è, ma ci ridiamo su, vedi, ci ridiamo su. Dicendolo così, la salvezza lì viene da una donna, da un viso femminile anche lì. Per cui si comincia ponendo la questione autoriale, no? E poi si finisce dicendo in fondo quello che ti porta ad accettare la vita e a viverla bene è il viso di una donna, è un amore detto da un uomo che è stato ingiustamente e in maniera squallida sottoposto a gogne mediatiche vergognose, ma magari di questo non parliamo, perché la tua posizione mi sembra molto radicale, sì. Molto netta di... sì. Esiste un referto medico del 93 di un istituto di psicologia infantile in cui si esclude che sia stato fatto niente alla figlia adottiva di Allen, e in cui si avanti il sospetto che tutto sia stato montato dalla madre. Si è scritto testualmente, io ho il referto, ma pare che non si riesca a superare comunque la volontà di farlo fuori, di uccidere un grande. Vabbè, comunque. Senti, a proposito di personaggi, no? Nella sua autobiografia, che io anch'io come dire, ho intravisto, ancora devo finire di leggere per bene, ma lui dice che il personaggio in cui, come dire, se dovesse scegliere il suo alter ego, il suo personaggio, è una cosa forse bizzarra, è un personaggio femminile, cioè la Sicilia della Rosa Purpura del Cairo, no? Capisco benissimo, non l'ho letto, ma sono... Sicilia in realtà vive nello schermo, o meglio ancora, è lo schermo che esce e dentro della sua vita. Certo. E lo stesso fa lui, intanto Woody Allen fa una vita ritirata,
non frequenta la buona società, anzi spesso nei suoi film la massacra con sarcasmi. Credo che ami vivere, nonostante tutte le sue angosce, ma certamente pensa che la vita venga migliorata nel momento in cui la si finge, che si tratti di scriverla o che si tratti di girarla. E Cecilia fa questo. Fuori il mondo fa schifo. Tra l'altro, povera donna con un marito così, insomma, è difficile pensare che il mondo non faccia schifo. E allora l'unico è rifugiarsi nel sogno. Il sogno, tra l'altro, il sogno cinematografico, è meglio dell'universo, poi non lo so, vediamo, perché il film ha uno sceneggiatore, o due o tre, e dunque ha un senso, no? Noi andiamo al cinema, abbiamo magari delle angosce, delle paure, però al cinema vediamo una storia, anche una storia che finisce male, per dire, però ne usciamo rassicurati, perché lo sceneggiatore ha avuto presente il senso. Allora, quando troviamo un senso, andando al cinema, ci immaginiamo ad avere un senso anche noi. Questa è la magia del racconto, del teatro, del cinema, della lettura, anche della musica. Invece, fuori dallo schermo, se noi guardiamo nell'universo, è lì lo sceneggiatore, insomma, non è che proprio abbia previsto tutto, ecco. Anche perché c'è un Dio che non si riesce a bloccare, che si chiama Caso, che fa quello che vuole. E lo sceneggiatore intanto ha lavorato male, e poi lo sceneggiatore non riesce a prevederlo, essendo il caso, no? C'è il protagonista si chiama Bob, credo, se non ricordo più esattamente, Tutti dicono I love you, che sostiene questo: se Dio esistesse, dovremmo farli tutti insieme causa per danni, quindi più di così, no? E invece al cinema no, non è, il cinema è perfetto. Ecco, questo mi porta a un concetto che viene fuori, no, dal tuo libro, cioè questi personaggi, cioè, che hanno comunque un'ampia visione del mondo, no? Cioè, questa idea, no, che però poi, come dire, in qualche modo entra in collisione proprio con sempre questa entità, come dire, divina, sovrannaturale, che invece è assolutamente casuale, no? Sì. È come se fossero, come dire, due blocchi, no? Che, sì, sì. Eh sì, e qui il personaggio che più affronta la questione è David di, se mi sfugge il titolo, di insomma, a un certo punto questo personaggio, ovviamente il titolo del film, a proposito dell'universo dice, io lo chiamo The Giant So What, cioè il gigantesco e allora? Allora, questo gigantesco e allora è incombente, e noi siamo poveri esseri sperduti nell'universo che di fronte a questo e allora? Il problema è e allora trovare un senso, che non è solo, cioè uno dice vado al cinema e trovo il senso, sì, poi dopo esci e come fai a ritrovarlo il senso? Quindi c'è questa... Questa è la tragicità di Woody Allen. La ricerca del senso o la descrizione del fatto che non c'è un senso sono il fondamento della comicità. Non so se sono stato a questo punto. Sì, direi che c'è un gioco continuo. Siamo tornati. Tornando a Totò, ma Totò aveva paura della morte. Però tutti ricordiamo come la metteva in scena, ci faceva ridere. La morte è il niente, è l'insensato, è il giant so what, il gigantesco. E allora Totò l'avrebbe detto benissimo, essendo napoletano con le mani l'avrebbe detto splendidamente, e quindi anche Totò faceva così, cercava la risposta. No, non anche cercava la risposta non c'è, cercava di rispondere in continuazione. Sì, quindi
un lavorio continuo, no? Quello lavorio che continuo, sì. 50 film. Non a caso. 50, non a caso, sì. Senti, ecco, a proposito di altri tratti comuni, no? In qualche modo c'è anche questo, sicuramente un elemento importante è questo, è la sua, come dire, questa origine, la sua origine ebraica, no? Che, con cui vive evidentemente un rapporto, come dire, molto spirituale. Sì. Lui è profondamente di cultura ebraica per la capacità di analizzare, no? Di analizzare il mondo. Io non mi permetto di avere opinioni scientifiche sulla questione, ma insomma la lettura continua della Torah e l'interpretazione della Torah insomma, sviluppa una certa attenzione ai discorsi, ai pensieri, no? Questo diciamo, è un allenamento continuo. E quindi in questo senso lui è profondamente ebraico, è splendidamente ebraico. E non è ebraico dal punto di vista della sopravvalutazione delle radici. E se glielo si chiedesse, lui direbbe io sono io. Un newyorkese, anzi uno che sta a Manhattan, che ha avuto una cultura, che ha una cultura ebraica, ma sono io. Non a caso credo sia Elia Petri, sì, alla sorella fanatica dice ma guarda che le radici sono una panzana, servono tanto non stanno in piedi dal punto di vista logico e poi servono solo a scegliersi i nemici, scegliere chi uccidere, per cui non rifiuterebbe di essere classificato come in maniera limitativa come ebreo, ma certamente rivendicherebbe la splendida cultura che ha alle spalle. E qui vorrei, a questo proposito, non posso non ricordare quello che lui a un certo punto dice in Zelig, se non sbaglio, sì, in Zelig. Dice, io ho sempre, fin da bambino, avevo questo problema, ma che senso ha il mondo? C'è un senso nella vita? E dice, a un certo punto avevo 12 anni e sono entrato in una sinagoga, ma non perché fosse una sinagoga, altrimenti era il posto di fede più vicino, se fosse stata una chiesa cattolica sarebbe entrato in una chiesa cattolica, no? E ho domandato al rabbino il senso della vita. Dice, e il rabbino me l'ha spiegato, solo che me l'ha spiegato in ebraico, dopodiché. Mi ha chiesto $600 per insegnarmi l'ebraico e io aggiungo, e questo è il senso della vita. Tu chiedi a qualcuno qual è il senso della vita e quello ti frega $600. Se ti va bene, e di solito sono di più. Ecco, lui rifiuta di pagare i $600. Senti, ecco, a proposito di figure, no, che anche, come dire, fisicamente Allen ha incarnato, no? Anche per il suo aspetto, no? Una delle, diciamo, delle figure, delle icone che appaiono spesso è quella, no, del Klein Mann, cioè, no, il piccolo uomo, l'ometto. È solo un'aderenza, come dire, fisica o c'è dell'altro? Allora, dal punto di vista del suo fisico, lui ne va molto orgoglioso. Sostiene di essere sempre stato un tipino con un corpo ben prestante, cosa confermata dalla sua ex compagna e attuale amica profonda che è Diane Keaton. Noi lo vediamo magrino, ma sembra che da giovane facesse anche della boxe, forse è uno sportivo. Lui di sé ha un'opinione fisicamente eccellente, no? Lo dice, no? Lo manda, non lo nasconde, lo manda a dire. Sì, in realtà il Klein Mann è Klein molto più per la psiche che non per il corpo, e cioè lo metto sottoposto agli attacchi dei prepotenti. Klein Mann è il protagonista, cioè ometto, è il protagonista di Ombre e Nebbie, uno dei suoi film più profondi, no? Scrivendo, io mi sono accorto quali film mi tornavano di più sotto la tastiera, e uno di questi
è proprio ombra e nebbia. E lo metto che non sa che cosa fare. Da un lato ci sono i cittadini, i bravi cittadini, raccolti in comitato che gli vogliono fare la festa. No? Quando c'è un comitato di cittadini, a qualcuno viene fatta la festa. E di solito gli si dice, ma devi starci anche tu, così ti facciamo la festa meglio. Cosa che dicono i bravi cittadini di ombra e nebbia al povero Kleinman. E dall'altro c'è il giant suit, il cielo sopra di lui, che nella persona del mostro vorrebbe ucciderlo. Tra il cielo e il mostro c'è una parentela stretta. E lui deve trovare una via d'uscita. Quindi il Kleinman, noi siamo Kleinman. Certo. Cioè magari non tutti, io sì, non so tu. Senti, ecco, a proposito di Ombre e Nebbia, dove che è anche, no, un atto, un omaggio, insomma, anche, no, un certo al cinema espressionista, quindi ad una delle sue grandi passioni cinematografiche, no, che poi sono tante, diffuse e più volte reiterate. Ecco, tu queste passioni vengono fuori anche dal modo in cui tu hai riscritto, come dire, questa sceneggiatura per i suoi personaggi? Sì, cercando di non farle vedere, ma ci sono dentro, ci sono dentro. E d'altra parte, se siamo cresciuti a pane e cinema, oltre che a pane a Woody Allen, è ovvio che scrivendo ci sono queste... C'è Bergman dentro, moltissimo, ma c'è anche Fellini, come lui stesso ha ammesso. Ci sono le letture anche, non solo il cinema. Questo è un uomo che, è come tu hai visto nella autobiografia, dice: io sono un ignorante. Facevo finta di essere un intellettuale per potermi portare a letto qualcuna, ma non ci riuscivo, no, capivano subito che non era il caso. Quindi io, cioè, di intellettuale ho solo gli occhiali e la giacca di tweed, ma tutto il resto non ce l'ho. Non è vero, è un uomo di ottime letture, solo che non ce le infligge, non le cita, no? Secondo me, a parte il cinema, appunto, che torna, Fellini, i film svedesi, l'espressionismo, i Marx, i fratelli Marx, ma ci sono anche con cui il tuo libro si conclude, fra l'altro. Sì, beh, come fai a non chiudere su Dio? Tutti e quattro sono Dio, quelli lì. C'è dietro la lettura intelligente, non so quanto sistematica, ma intelligente, di Nietzsche. Il quale, povero Nietzsche, non è quello che di solito si dice. Nietzsche dice, mi viene in mente zucchero, ma non importa. C'è una lettura intelligente che viene in maniera evidente in superficie in Magic in the Moonlight, attraverso il personaggio della protagonista, no? Che è la leggerezza nicciana. È un film questo che non è stato capito, ma in genere gli ultimi film di Woody Allen non sono capiti. Cioè, io capisco il pubblico che vorrebbe ridere in maniera più aperta, no? Ripeto, il pubblico è padrone. Ma quando i critici, di fronte a un film come Magic in the Moonlight, lo prendono per una cosina, vuol dire che questi qua forse devono ripensare al loro mestiere, insomma, oppure rivedere il film, ecco. Ecco, fra l'altro, questo credo, no, è sicuramente per Allen un problema che si è posto anche proprio per questa sua, no, per questa sua prolificità, cioè per questa sua produzione con questo ritmo così continuo, che sicuramente non gli ha giovato da un punto di vista proprio del, come dire, anche dell'attenzione, no, dell'approfondimento in molti film che sono stati liquidati, no, in maniera piuttosto sbrigativa. Anche se poi a proposito di paradossi, volevo citare questo che proprio ho letto di recente, che il suo film Un giorno di pioggia a New York, che è l'ultimo prima appunto di quello che sta finendo, insomma, Rifkin's Festival, ambientato
nel Festival di Cinema di San Sebastian, è uno dei campioni di incasso a livello mondiale perché è andato benissimo in Corea del Sud, che è tra i pochi paesi che hanno riaperto le sale. No? Quindi, ecco, vedi che The Giants Vuoto ogni tanto combina qualcosa di giusto. La soddisfazione, insomma, forse il mio caso non è sempre un farabutto, qualche volta è un galantuomo. Senti, sì. Woody Allen è New York, no? Cioè New York, che però è, come dire, è un universo stratificato, no? Nel senso che tu giustamente ricordi proprio nella premessa che lui non, come dire, è un newyorkese ma di periferia, no? Cioè che sì. Da piccolo guardava, no, da lontano Manhattan, che in modo era poi il mondo, no, il sogno a cui approdare, certo. No? Ecco, questo nei suoi personaggi, questo, come dire, questa distanza e questa strada che è stata fatta, mi sembra che ritorni anche questo in maniera continua. Sì, ritorna anche come motivo di critica nei confronti di chi a Manhattan è sempre stato, Cioè lui è venuto da Brooklyn e a Manhattan ha trovato una società che evidentemente non sempre gli aggrada, e anche a Manhattan ha portato dentro di sé il punto di vista di Brooklyn. Valga per tutti quella bellissima storia dietro la storia in Io e Annie, nella quale si vede Alvi piccolino, Alvi è il protagonista del film, però lo si vede dodicenne, credo, no, forse meno ancora, 10-11 anni, dal medico, da uno psicologo, non neanche, forse proprio solo medico. L'ha portato lì la madre, una signora che sembra prussiana, altro che di origine ebraica, e sua madre era così. Che con piglio ferreo dice al medico: ma insomma, questo mio figlio ha dei problemi, non mi vuol più fare i compiti. E allora il medico si rivolge e dice: ma perché non vuoi più fare i compiti? E lui risponde: perché l'universo è in espansione ed esploderà, quindi non c'è più senso nemmeno per i compiti. Poi si scopre che questa idea dell'universo che traballa gli è venuta perché, abitando a Manhattan, meglio vicino a Coney Island, sotto le rotaie delle montagne russe, tutte le mattine, facendo colazione, gli tremava la tazza. Quindi è ovvio che pensi che il mondo ha dei problemi, no? Quindi la visione del mondo, diciamo così, fragile, il Kleinman nasce lì, per colpa delle montagne russe. Però contemporaneamente, quando in Eri a Pezzi parla con la prostituta che si chiama, adesso non mi viene in mente il nome, una prostituta procace, anche intelligente, le dà $200 bene spesi, infatti poi è soddisfatto. E però a questo punto, non contento, cerca di convincere questa signorina che il mondo fa schifo e che bisognerebbe essere, sarebbe stato meglio non essere venuti al mondo. La risposta di questa signorina è vero, però ora è troppo tardi, no? Bisognava pensarci prima. E d'altra parte si dice anche che il tasso di suicidi, lo dice lui, non mi ricordo più dove, il tasso di suicidi a Brooklyn è bassissimo perché la gente ha troppi problemi per uccidersi, no? Quindi c'è al fondo di questo suo venire da Brooklyn sia l'elemento, diciamo così, fragile, sia l'elemento forte. Questa è la vita, insomma, bisogna affrontarla. Certo. Senti, ecco, invece com'è il suo rapporto con l'Europa, no? Si è molto detto, scritto, discusso, no? Sulla sua ammirazione, poi ci sono stati i suoi film girati in Europa, a volte alcuni
anche Bottini. Sì. Antarie, no? Perché sì, quello romano è brutto. Ecco, sì, forse quello tra tutti è, sì, tra è tutti, proprio europeo, forse il meno, sì, meno convincente, però mi sembra anche molto stanco in quel sì, momento. Sì. Insomma, so che insomma, era un po' anche... Bisogna anche capirlo. Ecco, volevo chiederti questa sua, questo suo rapporto con, appunto, con l'Europa. Forse, io non sono un americanista, per cui, però ho l'impressione, da quello che leggo, che New York sia la meno americana delle città americane, o se volete la più europea. Quindi già così lui si trova in qualche misura al di qua dell'Atlantico. Per di più è stato scoperto dai francesi, no? Sono loro che, spesso i francesi fanno dei guai anche al cinema, ma qualche volta fanno delle cose ben fatte, e questa volta hanno fatto una cosa molto ben fatta. Quindi come può non essere grato all'Europa? E poi l'Europa ha almeno due città di cui lui è innamorato. Una è Venezia, ma per motivi, diciamo, non metropolitani, no? Si è sposato a Venezia. Sì. E l'altra è Parigi, perché è una metropoli. È una metropoli che si percorre a piedi. Lui sostiene, Los Angeles non la sopporta perché non si percorre a piedi. E poi pare che sia così pulita, non tanto Los Angeles ma i dintorni, perché le porcherie le mettono in televisione, no? Quindi non sopporta Los Angeles, mentre New York, Manhattan, è una città dove vai a piedi, incontri dei negozi, vedi libri, dischi, parli con la gente, la cammini. Parigi è una città così grande e la cammini. Quindi in questo senso lui è profondamente europeo. Poi lui è lui. Senti, ormai Woody Allen, no, ha un'età, insomma... No, The Giants of Water è lì che l'aspetta. È stato avanzato, no? Immagino quindi che, esatto, la sua proiezione sia più. Però ecco, che cosa mi sembra che però insomma continui ad avere un atteggiamento ancora molto propositivo, cioè no, sì, verso quello che è stato il suo mestiere e il suo lavoro. Intanto c'è da dire, in senso extra cinematografico, che i suoi genitori sono morti vecchissimi, avendo superato tutti e due ampiamente i 90 anni. Quindi possiamo aspettarci altri film, altri 20 film ce li possiamo aspettare, no? L'importante è che resista anch'io a vederli. Poi... per il seguito, il mondo di uno di due. No, ma nel senso che se manco io mi dispiacerebbe. E stavamo dicendo, scusa la domanda, dicendo questa stupidità. Un'età, no, dicevo che continua ad avere, cioè, un... Sì, sì, sì. L'ultimo film non è il film di un uomo che ha 83 anni, è il film di un giovane, è sorprendente questo. Non c'è nostalgia, c'è futuro, quindi ci sono altri film. Credo che lui continuerà. Una volta ha scritto: mi piacerebbe, una volta che sarò vecchio, poter dire ho girato 50 film, ci siamo, alcuni divertenti, altri brutti e qualcuno bello. Quindi siamo a 50, ma sospetto che lui voglia arrivare almeno a 70. Lui ha dentro delle cose da dire. Questo è la mia... È fondamentale. Sì. Allora, noi siamo al termine di questa chiacchierata che spero insomma sia risultata piacevole a chi ci ha seguito con Roberto Escobar e con il suo libro, appunto, Il mondo di Woody, edito dal Mulino. Volevo chiederti un'ultima cosa, è un po' anche, come dire, ti chiedo di esporti un po' sulle tue preferenze, ecco, sia da un punto in questo mazzo, perché tu devo dire che se io non ho controllato nell'indice se ci sono tutti i protagonisti. Li ho visti tutti, no, forse sì, due o tre non sono entrati. Non ho fatto un controllo incrociato per vedere se ci sono tutti i personaggi, quindi mi fido. Però ecco, volevo chiederti, prima dicevamo quello che ti ha
come dire, che ti è risultato ostico. Volevo chiederti invece appunto qual è quello che, insomma, che ti ha dato più soddisfazione, questo che hai avuto come, come dire, come attore protagonista di questo tuo se io entrassi in un film di Woody Allen, beh, sicuramente sarei Kleinman, no? Perché mi identifico completamente. Il secondo classificato in questa appunto classifica sarebbe il Boris di Basta che funzioni, sì. Il quale ha una ampia prospettiva sull'universo, e però poi capisce che quello che conta è il sorriso di una donna. Ecco, quindi mi piacerebbe essere, essere questo qua, e poi mi piacerebbe essere il protagonista di Manhattan, per trovarmi di fronte il viso di Tracy, non so se mi spiego, no? C'è il senso della vita, quello è il senso, altro che $300, quello è il senso della vita. E poi, quarto arrivato, il protagonista di Midnight, Moonlight, di Magic and Moonlight. Questo presuntuoso, io spero di non essere, ma ogni tanto a noi intellettuali capita di essere presuntuosi, parlo, almeno parlo per me, non parlo per te, questo presuntuoso che viene educato da questa splendida signorina che mente, mente perché la vita è illusione, quindi mi piacerebbe essere anche lui. Bene. Allora, io ti ringrazio per la disponibilità e anche per, come dire, la sincerità con cui hai raccontato il tuo Allen, e ovviamente che poi, ripeto, si può ritrovare totalmente in questo libro, che è veramente un racconto, un viaggio appunto, che è assolutamente intrigante, per ovviamente una goduria per tutti quelli che amano il film, il cinema di Woody Allen. Siccome Allen è anche molto detestato, no, al suo tempo, secondo me potrebbe essere interessante anche per loro. È consigliabile soprattutto a loro, tu dici. È vero. A loro per una possibile conversione futura. Grazie a Roberto. Grazie a te e grazie a voi. Che ci hanno seguito, e buona lettura a tutti. Grazie. Grazie.